Eccoci qua di nuovo per questo sabato pasquale. Non c'è la musica però. C'è Non fa scritto niente. tanta musica, ma non c'è oggi. Perché non Oggi c'è? perché? Perché oggi è festa. È Nei festi ci vorrebbe la musica allora. Questo ci penso Pasqua. io. A una persona che dico io, con questo risolveremo tutti i problemi, ma non si può. Allora, buongiorno, buona Pasqua. Voi chi Grazie, siete? anche Allora, siamo l'Arlecchino, Arlecchino che è di uno Giulianova. stabilimento famoso, Sì. però non è soltanto uno stabilimento balneare, ma anche No, ristorante. ristorante, E qui è pizzeria, pizzeria. E poi d'estate c'è anche la gelateria, suite. C'è la suite. pizzeria, frutterie, Non si gelateria, poteva tutto. dire? Perché mi toccate? La Ti ho suite, toccato. ecco qua. Pizzeria, ristorante, poi Tutto, gelateria, gelateria, frutteria. frutteria, Tutto andando in compagnia, va tutto in bene. La abbondanza. signora Teresa è la proprietaria dell'Arlecchino, lei con il marito, che si chiama, salutiamolo, Di concetto Antonio. 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 Quanti anni avete? Domani fa 50 anni? 50 No, se fa 45. anni di matrimonio? 45, auguri naturalmente. E invece lui è il capo di tutti gli chef dell'Arlecchino. Di Pasquale Di Massimo. a Massimo di Pasquale, già di un cognome così, mi mette pure per primo, non va Dice, bene. ecco. Allora, buongiorno, buongiorno a Buongiorno. tutti. Che cosa Grazie. ci preparate oggi di buono alla vigilia di Pasqua? Allora, faremo dei ravioli con un ripieno di ricciola, ricotta agli agrumi con una base di limone e arancio, serviti e mantecati con un guazzetto di vongola, olio extravergine e dei ciccioli di fava. Dopo Dai piace. andremo direttamente con una bella Con roast beef di tonno, con un pochettino di pomodorino e peperone rivisitato come la ricetta classica che ci si possa presentare. rivisitato. E con un piccolo tocco di sobrio e dopo serviremo un piccolo dolce perlomeno Ah, che pure il qual è? Com'è? Come si sono dei chiama? gherghigli di pasta sfoglia con della mela Che caramellata e bontà, com'è una Ghirghigli? sì, una gherghigli e una pasta All'italiano. è italiano e nello stesso tempo accompagnati con una salsa che è una marmellata cotta a bassa temperatura di mela Lei, cotogna e peperoncino. non si può cominciare dal dolce? Si può cominciare come? No, perché ci mettiamo belli tranquilli noi, quindi, e voi potete parlare, Nello dire stesso quello. tempo Se no, vi ho costretto a stimolarvi, perché noi non abbiamo la musica, quindi dobbiamo tenere la scena per forza noi. più che volentieri. Allora, Incominciamo con la signora Teresa che comincerà a fare dei la signora ravioli. Teresa che comincia a fare i ravioli. Mattarello serve? Sì, faccio a mano Nello io stesso tempo portiamo avanti il la salsa e mattarello. quant'altro. E il dolce dopo, allora. Noi Questo è poco, ma facciamo sicuro. tutto col mattarello. Prego, allora signora, parli, spieghi quello che fa. C'è ravioli fatti a mano, sempre col mattarello invece della Ma lo macinetta. vediamo noi fare? Sì. Vediamo allora. Abbiamo la possibilità di vedere all'opera la signora Teresa. Oh, ma qua questa è un'armeria, ma Ma cos'è l'armeretta è tutto, qua sopra. tutti questi coltelli che avete portato? Sono degli attrezzi che ci possono servire. Vedi che mi può interessare il contenuto di questo? Ma potrebbe essere. Riguarda il dolce? Sì. Tu invece che stai facendo? Sto preparando direttamente la base per il pomodoro e peperoni e dopo andremo direttamente con la salsa. Che bello profumo di vaniglia, sa cos'è? Zucchero vanigliato. Appunto. Bene. Oh, poi c'è anche il vino da Sì, accoppiare? abbiamo pensato a due proposte, perlomeno un pochettino fuori dal Voi classico. dovete essere bravi a fare, ovviamente sono alcune delle vostre specialità, ma cara signora Teresa, dovrebbe essere così brava da spiegare che sono delle ricette che chi ascolta può fare a casa, è Sì. vero? Allora, che ci vuole per fare questi famosi ravioli ripieni di pesce? Allora, ci vuole la ricciola di pesce e poi l'arancio Sì, no, con no, ma limone. prima facciamo la massa. Ah, la massa. Allora, Perché dopo facciamo le ravioli e poi ci ci mettiamo lì, vuole, eh? beh, questo è poco ma Ecco, sì, è sicuro, appunto. un po' di semola, metà di semola e metà di Scusi farina un da attimo, una zero. curiosità, che ci fa lo zucchero qua dentro? Beh, per preparare le mele caramellate, perlomeno Ah, quindi stai dobbiamo, pensando sì, anche già sto pensando a a me. te. Grazie. Le Allora, uova e un po' di sale, basta. uova, un po' di sale, quindi è proprio genuino, tutto si trova. Sì. Beh, io vorrei vedere all'opera. Sì. Ma non si vergogni, No, se no, no. qualcosa l'abbiamo portato già fatto perché non Sì, si sì. fa niente, è normale, non vi preoccupate, Sì, dico sì. bene? Beh, questo è poco ma È la sicuro. tre Io ce volte che l'ho la dici questo è massa. poco ma sicuro, cambia frase.
ci pensiamo, tu e te. Allora. Guarda, no, sì, Simone, mi piaceva quella inguardatura con tutte le pendole. Vedi, questa è proprio l'idea della cucina. E così era Lecchino? Sì. Che si trova in riva al mare? Sì. Direttamente la cucina è anche all'aperto, all'aperto è tutto quando a vista. Anche adesso si può mangiare fuori? Perché no? Sì. Insomma. Ma perché oggi sta facendo queste giornate strane, se no ha fatto dei giorni bellissimi per stare il mare calmo, poi si affaccia, vero? Sì, si affaccia proprio direttamente sul mare. Eccola la bella massa tempo. Che ha fatto, velocemente la signora. Ma mo ti tocca fare tutto questo lavoro. Ma che ci vuoi? Sei abituata, eh? Sì, sì. Beh dai, parla di che cosa tu. Stiamo preparando. No, ma coltelli, tu con questi coltelli non puoi andare così con disinvoltura. Stiamo con un po' di prudenza. Nello stesso tempo la base per il peperone e pomodoro, dove faremo una piccola brunoise di peperone rosso, un fondo di olio e cipolla. Che cosa che farete? Una piccola? Una piccola brunoise, sarebbe dei piccoli dadini. Dei piccoli? Dadini di peperone. E invece come si dice in francese? Brunoise. Ma c'è una parola italiana, una datorata, che fa più effetto, una perciò, perciò voi mettete queste straniere. Me, insomma, al francese piace, al francese sì. Beh, diciamo che la cucina però, di per sé... Prendi i ravioli, Massimo. Brunoise. Taglia ravioli. Che c'è? Perché mi guarda la regia? Perché vuole dire qualcosa in francese? No. Tu che vuoi mangiare di queste cose, i ravioli col pesce, roast beef di tonno oppure il dolce? Tutto ha detto, tutte e tre, perché si toglie dall'imbarazzo. Piana che si cortebbe, non l'ho detto, piano. Massimo, ma mo senza di te, Lecchino è chiuso. No, ho i collaboratori dentro che perlomeno si occupano. Oh, ma ci stanno guardando? Beh sì, questo sarà sarebbe poco, opportuno salutarli però. Beh, innanzitutto salutiamo tutti i vari colleghi che abbiamo lasciato. Tu stai qua, il lavoro su di loro. Beh, diciamo di sì. Allora salutiamo. Nel frattempo saluto tutti quanti, da Morgan a Manuele, a Roberto e quant'altro. Diciamo. Eppure ne ho arrivato, non lo salutiamo. Beh, quello lì diciamo è solamente per, lo teniamo come in aggiunta, no, più che in aggiunta diciamo la sera direttamente. Ah, Tonio. Sì, abbiamo. Bravo. Anche lui perlomeno salutiamo giustamente. Salutiamo Tonio. Allora, come va? Tu ci devi dire tutto quello che fai, eh? Ok, abbiamo incominciato con un piccolo soffritto che nello stesso tempo lo facciamo andare piano piano. Nell'altra padella abbiamo invece disposto un pochettino di zucchero di canna, una zolletta di zucchero e metteremo proprio una puntina poco poco di burro. E questo metti? Perché una puntina? Non ci piace. Perché no, il meglio metterne. Perché ti disturba? Ma più che disturba, dopo il troppo eccessivo. Taccio un po' di burro, dai, su. Ma vedi questa puntina com'è? Chiamalo puntina, va bene, insomma. Beh, diciamo il quantitativo. Tu non ci arrivi qua dietro, Simone? Devo far vedere? No, vabbè, tanto lo zucchero con un po' di burro non è una cosa particolare. Ma siccome Simone è bravo, ci abbiamo anche un'altra telecamera, vedi? E adesso inquadreremo questo settore. Vada, signore, non si stanca, bisogna di una mano. No, 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 no. Fare così poco. Ho già finito, si può dire. Ah, Simone. Ma la regia, tu so cos'è, vediamo se ho capito. Adesso questa telecamera manda le immagini alla regia, sì. E la regia sceglie quello che vuole mandare in onda, quindi ha una che trasmette in più, quindi ti vedono da tutte le parti. Ben anche abbellante ti vedono. Non mi è venuto in mente così, ma per dire insomma. Allora, stiamo facendo andare il soffritto, l'abbiamo puntato con un pochettino di pepe leggermente, una piccola manciatina. Ma tu hai fatto il militare? Sì. E come stavi nella cucina? Nella cucina degli ufficiali. Ruffiano qua. No, diciamo, mi trovavo abbastanza bene. Dopo un piccolo soffritto aggiungiamo. Come cagliare scorte, eh? Beh. Li trattavi bene, tu quindi diciamo la di libera sì. uscita. Ma eh? No, più di tanto che la libera uscita, perlomeno, cioè, destreggiavo anche le ricette abruzzesi, dal timballo per. Ah, gli hai fatto assaggiare. Come no? Perché come dove facevi il militare, eh? Io ero imbarcato sulla nave. No, Costa Crociere. No, Coschettino di sicuro no. Non ci stava Schettino. No, ancora. No, grazie a Dio no. E andava tutto bene, eh? Abbondantemente bene. E diciamo. Tu che facevi mangiare io il timballo? Io ci sono andato in quella crociera. Le macaroni con le pallottine. Sì, abbiamo fatto quelle, abbiamo fatto come abbiamo fatto nello stesso tempo delle mazzarelle, però non di carne ma bensì di pesce. Sì. L'abbiamo fatte.
come o perlomeno... Quindi tu sapevi come prendere i tuoi ufficiali, per la gola, eh? Questa era la prima cosa. Dimmi, apprezzavano veramente? Ma più che apprezzavano, perlomeno erano più che contenti perlomeno di mangiare l'insolito, quello che tutti i giorni la mensa o la cucina gli andasse a preparare. Che gli dava, se no? Beh, ci basiamo sempre su una cucina molto tradizionale, però visto il mare, visto la possibilità... Col mare, sul mare era bello. Senti, ma tu cucinavi anche per i tuoi commilitoni? Sì. E che gli davi poi ai ragazzi? No, per i ragazzi dentro la mensa, perlomeno quelli che lavoravano insieme a me, eravamo, diciamo, sempre questo. Ben trattati. No, il taglio per il ravioli. Sta qui, Teresa. Lo trovo io. Siamo usciti un po' di scena, non so qual è il taglio per i ravioli. Qual è? Lo prendo. No, glielo prendo. Ah, non c'è. Qua si lavora su più, come i chirurghi, su più letti. La massa è stata stesa come si deve? Sì. Bella, sottile? Sì. Anzi. Caro Massimo, si cominciano a sentire i profumi, e questo è buon segno, vero? Che il lavoro procede. Abbondantemente. Meno male. Guarda la signora con che forza. Non si sta anche sicura. No, sei stata. È una vita che fai questo, eh? Sì. Da piccola? Sì. Insegnato da piccola, cioè come adesso, piccolina, bello, però piccolina, ma come si dice? Da piccola. Nella botte piccola c'è buon vino. Da 9-10 anni che aveva. 10 anni è cominciato, con la mamma tua, vero? Sì, la mia nonna. Dalla nonna addirittura. La si nonna chiamava? Giuliesa, Giulia. Giulia. Tu pure sei di Giulianova? Sì, originario di Giulianova. Mia nonna era, noi di Roseto invece. Tu hai abitato dove però? Sempre nell'ambito di Giulianova, tra Giulianova e Colleranesco perlomeno. Capisci, mi pare, tra Giulianova e Colleranesco insomma. Insomma, invece dire. Voi di dove siete originari? Di Montepagano. Montepagano, ma pure tuo marito? No, mio lui, marito è Giulianova. Giulianova. E voi siete conosciuti? A Roseto. Nell'ambito lavorativo? A Roseto, da Mondi. Da Monti, che c'entra Monti con la lavorativa? Facevate le male? Diciamo. No, io lavoravo. Monti Confezioni, ecco. E lui che faceva? Lui lavorava a Giulianova, c'aveva un giorno di sciopero, non so. Che accadde allora quel giorno? Ci siamo incontrati per la prima volta. È stato un colpo di fulmine, eh? Un colpo di fulmine è stato, hai capito? Forse. Tu invece ancora niente con l'anima gemella, eh? Beh, diciamo di sì, diciamo di no. Sei in trattativa? Sì, diciamo. Io però so... Solo questo dico, so qual è il tuo cantautore preferito. Mi dica. Venditti. Questo sì. Bene, ecco, guarda, Simo, guarda come prepara le cose che poi tu mangerai, quindi inquadra bene. Quando ce ne usciranno, chissà. Si esce abbastanza. Bene. Stiamo mettendo tutto a puntino. Ecco, vedi? Poi si taglia, eccola qua, la famosa, come si chiama questo aggeggio, quello per tagliare la ravioli? Taglia ravioli. Perché solo quello fa? Non ci si taglia niente? Sì. Ci si fa di tutto, perlomeno. Taglia anche pasta, le allora, diciamo. Tu ci devi dire che fatto, ripetiamo, sta leggeretto il ripieno del ravioli. Allora, con della ricciola e della ricotta mantecata con degli agrumi, con limone e arancio a crudo. Quindi come pesce solo la ricciola? Sì, solo la ricciola. La ricciola e dopo un po' di ricotta pure. Certo. La ricotta, sì, l'ha detto, mantecato. Puoi spiegare ancora? La mantecare significa quando gli ingredienti vengono assemblati mischiati. Tutti quanti insieme con un ordine. Dai, piace a fare. Sia freddo che a caldo. Invece la signora subito ha detto mischiati, perché praticamente... Proprio parlare di Giuliese. Però così è. Questi parlano con le parole per, di un certo tipo. Oh, intanto vedo che qua stai lavorando anche per me. Che ci hai messo qua? Siamo andati con della pera, abate, un pochettino di meno. Che abate? Abate è il tipo della pera. Pera abate? Pera abate. Se uno c'è un'altra pera... Va bene lo stesso. Ah, per andare qualsiasi pera possiamo trovare in stagione. Allora, ci abbiamo messo la pera abate. Sì. Poi zucchero di canna. Zucchero di canna. Due zollette di zucchero. Un po' di hashish. No. Canna, no, vabbè, così. Allora, un po'... No, scusi, ripetiamo. Allora. La pera abate e un po' di canna, zucchero di canna. Sì. Siamo andati dopo con un pochettino di zucchero di canna, zucchero normale, semolato, quella zolletta, la pera, la mela, tutto a freddo. Anche la mela, cioè. Sì, e facciamo salire tutto quando il bollore, finché perlomeno il bollore, tutto non possa caramellare. Saltiamo il tutto. Con calma saltiamo. Come non mi ricordo, com'è che si chiama il dolce che hai detto che è? Dei grigigli. Adesso, dai, in italiano.
Dadi, dadini. Possiamo far chiamarli anche dadi. Chiamiamole dadi. Dadi di pasta sfoglia, caramella con della mela. Dove sta la pasta sfoglia? L'abbiamo già messa in frigo a farla riposare. Ah, ecco che cosa hai fatto prima. Quindi sta riposando in frigorifero. Sì, sta riposando in frigorifero. Bene. Allora, mentre voi lavorate, noi facciamo un primo stacco pubblicitario e poi torniamo con voi e vediamo come procede il lavoro fino al... Perché voi, quando ci sono tanti frutti, voi chiamate trionfo di frutte, fate trionfo. Perché è un'espansione di frutta stagionale. Trionfo. Sì. Frutta gourmet pure. Anche. Stiamo diventando esperti ormai. Pubblicità. Sì, sì. Torniamo in diretta, allora stiamo preparando, signor chef Di Pasquale Massimo, dica, facciamo un riepilogo su quello che stiamo preparando. Allora, stiamo preparando dei ravioli con un ripieno di ricciola. O poi ricotta. C'è una cosa mantecata, cioè? Sì, c'è della ricotta mantecata. Con degli agrumi. Sì, che serviremo con un guazzetto di vongola. Dove sta la vongola? No? Ce l'abbiamo già pronta. Sul frigorifero pure. All'incirca. Dopo, nello stesso tempo, stiamo preparando la salsa che serve per il pomodoro e peperoni. Scusi, signora, guardi un po' la televisione, guardi come si presentano bene. Uh-huh. Quelli ravioli, si presentano bene là così? Sì, prego. Sì, sì. Dopo, nello stesso tempo, la salsa questa qui con i peperoni che stiamo preparando, che sta sobbollendo piano piano, che è una salsa peperoni e pomodoro leggermente rivisitata. Bene. E nello stesso tempo stiamo facendo andare la mela. E questo dobbiamo far andare perché sennò... praticamente su tre tavoli, va bene. Andiamo con un goccettino di brandy. Poco perché non mi piace tanto. I dadini questi. Sì. Invece il tuo come il tuo termine qua. Ma vuoi avvisare per favore? Hai paura delle fiamme? No, hai paura delle fiamme, insomma all'improvviso, sai. No, siamo nel regolare. Voi domani allo stabilimento balneare Lecchino, che è anche bar, ristorante, frutteria, pizzeria. Siete aperti domani? Sì. C'è il pranzo di Pasqua? Sì. Ci dite che cosa trova? C'è il pranzo tradizionale di carne. Ecco, parla lei, vedi, prego, da capo. Ci sta l'antipasto? Sì, sì. Com'è? Pranzo, sì. Antipasto tradizionale? L'antipasto, sì, con un po' di fritte dei nostri misti. Ah, i vostri fritti, i famosi fritti. Tradizionale, pure la cotoletta d'agnello. La cotoletta d'agnello. Le olive ascolane. Ma tutto la cotoletta anche nell'antipasto? E la mozzarella nell'antipasto. Nella mozzarella. Poi il primo? E il primo è prima è il brodo. Ha due primi? Sì, il primo brodo è il brodo. Come? Con le scrippelle. Con le scrippelle in busse allora. Sì, poi? E stracciatella. Stracciatella. Poi? C'è il secondo primo, il timballo abruzzese. Un timballo tradizionale classico. E chitarra o tagliatelle camut. No. La chitarra. A me io preferisco questi. Ravioli, se uno viene di signora, l'assaggio dei ravioli si sta sentendo. Sì, ho visto ieri a Teleponte che avete fatto i ravioli, ci stanno? Sì. Ci stanno. I secondi, l'arrosto d'agnello di pollo. Di pollo? Pure di pollo? Pollo ruspante. Ruspante. Poi. Tutto tra di... Poi che facciamo? E c'è con i contorni. Vari, contorni vari. Condorni, patate al forno, verdure. Poi trionfo di frutta? No. Sì, no. La frutta sempre. Quella è sottintesa. Senza trionfo? E dolci. Quanti dolci? A volontà di dolci, volontà. Tutti qualità. Questo di oggi ci sta, questo qua che febbraio? Questo c'è, questo c'è sempre. Ah, questo al periodo soprattutto quando abbiamo di frequenza, di stagione della mela, cotogna. La mela cotogna. Mela cotogna e pera abate. Sì. Si impara qui anche? Anche noi impariamo. Che stai facendo lì? Sto preparando il fondo per la base dei ravioli. Stiamo facendo andare l'acqua per dopo e nello stesso tempo la salsa che continua ancora. Qui invece qui dentro che c'è? Stiamo preparando per le vongole. Ah, le vongole. Poi c'è il menù di pesce, oltre a quello. Ah, c'è anche il menù di pesce, tipo c'è... No, il menù no, è sulla carta, insomma, quello che vuole sceglie. Ah, quindi non è obbligatorio mangiare... No, noi non obblighiamo né carne allora, né pesce. Allora, un po' se ci sta quello che chiedo io, voglio ravioli di pesce. Sì. Me li date? Sì.
Poi la voglio una grigliata. Sì, me la fate? Sì, come no? Poi voglio un fritto di paranza. Perché certo. Lo fate? Perché? Anzi. Va bene? Sì, sì. Ce l'avete il rospo? Sì, ce l'abbiamo. La baraccola? La pescatrice. La rana pescatrice. Tutto ce l'avete? Sì, ce l'abbiamo tutto. Tutto ce l'avete, tutto. Senti, ma anche poi un po' di tonno. Ma questo tonno, poi lo vediamo quando vedremo il tonno. Sì. Rosbif addirittura, quindi vediamo cosa lo conosco. Cotolette quindi di tonno, fa lui. Tutta sta roba fate? Sì, fattene. Sì, tutto. C'è un ospite, c'è. C'è un ospite che non tiene dire andare, ecco. L'ospite. Beh. I raioli sono pronti. Prego. E qua si sentono. Ecco, che prendiamo dal frigorifero? Prendiamo adesso direttamente della ventresca di tonno. Adesso che si è riposato, come dicevi tu, si è riposato. Ah, no, che cos'è che hai messo a riposare il frigorifero? La pasta sfoglia. Ah, è quello che ci serve a noi. Pronta? Dice, ancora no, manca un pochettino. Deve ancora riposare. Quindi sì. Adesso che cosa farai? Allora, procedi. Adesso incomincerò a preparare tutto quello che ci possa servire per... Quanti ravioli, che cosa? Tre porzioni ne ho fatte. Quante porzioni sarebbero? Tre. Quindi, caro Simone, sei compreso. Gianga pure, eh? Perché sì. Poi vai la partita, vai, quindi. Non hai mangiato tu. Adesso prepariamo il tonno, che lo mettiamo leggermente. Massimo, ma tu, quando eri militare, facevi già, cucinavi. Ma che, dov'è che avevi imparato? Beh, nelle varie esperienze che partendo dalla scuola e dopo nelle varie fatto? Scuola alberghiera San Benedetto e dopo nelle varie esperienze che perlomeno ho fatto sia nel nord Italia che in tutta l'Italia e anche diciamo all'estero. Non ballo fanatica, eh? Beh, no, è la verità. Cioè all'estero dove? Da Londra. Sei stata a Londra, sì. Poi in Londra, in Svizzera? No, la Germania no. Non sono un grande amante. In Svizzera sei stata? In Svizzera sì, da St. Moritz e anche a Lugano. Dove eri? Nel casinò? No, il casino no, non amo il gioco. No, non ti ha chiamato il casino, lì l'ho prestato, però ci andavi, dai. No. E ci andavi al casino, non ti ha chiamato quello che comanda. Ma se mi capitava, perché no? E che facevi, la cucina nostra? No, solitamente sempre una cucina che rispecchiava il territorio perlomeno. Ma eccole dove, scusa, sì. Secondo, eccole dove sta, detoste. Sì, sono leggermente pressurizzate. Sono mantecate. No, non sono mantecate questa volta. Stavolta non sono mantecate. Le famose vongole, come dite voi. Un'altra frase che dite, letto di vongole, letto di... Non solo. Il materasso non lo dite ancora, eh? No, quello il prossimo anno, vediamo se andrà di più. Oh, noi perché adesso non vogliamo, come si dice, abboccare. No. Se no i ravioli si sarebbero già sono pronti. Sarebbero pronti. Noi vogliamo farlo tutti insieme. Poi, sì, poi. Certo. Ho capito. Vuoi arrivare tutto in contemporanea, Adesso prepariamo un fondo di senape, che questa è una senape che mi preparo io artigianalmente pastorizzata, prendendo dei semini proprio di senape, me la lavoro direttamente per dargli quel tocco un pochettino più di naturale. Che bontà. Hai fatto pure questa coreografia, con questo cesto, con tutte le verdure di stagione. Ci manca le favole. Ha mantecato? Non so. E ci piace questo verbo, mantecare, impiattare. Uè, il tonno, che non ha nulla a che fare col tonno, quello che uno compra nei barattoli, quello è tutt'altra cosa. No, questo qui è tonno, tonno fresco, pescato, proprio. Sì, è un tonno pinna gialla dove l'abbiamo preso. Tonno pinna gialla? Sì, è un pinna gialla dove giustamente viene dal mercato perlomeno non italiano. Ah, da dove viene pinna gialla in genere? Solitamente viene dall'Atlantico, però stiamo aspettando la fornitura perlomeno di un noto rivenditore di tonno sardo. Sardo? Sì, dove perlomeno c'è proprio una tonnara, una storia dietro di più di un secolo e mezzo. Allora, lo lasciamo riposare 2 minuti. Lasciamo riposare pure il tonno? Sì, quello si deve riposare. Sì, quello nuota, si stanca. Allo stesso tempo gli mettiamo un filino di olio leggermente sulla padella. E qui le vongole? Qui si stanno preparando il guazzetto con le vongole, si sta preparando. Il peperone è quasi pronto. Guarda, Massimo. E
nello stesso tempo uniamo due puntine di maggiorana leggero leggero che possono perlomeno rinprofumare il tutto, almeno. La maggiorana? Sì, un ingrediente che amiamo maggiormente. Allora, questo sta andando, questo è pronto pure. Ti trovi bene con questa cucina che voi si chiama a induzione, vero? Sì, è un ottimo sistema di cottura, però nello stesso tempo diciamo. Voi non... preferite insomma la fiamma, Le fiamme, molto più come quello che abbiamo visto poco fa. Quelle sono sempre. Sempre. Infatti tu ti porti sempre dietro questo accendino, vero? Perché oltre a tutte le altre cose c'è anche questo. Che cos'è che hai svegliato adesso dal riposo? La pasta... Al riposo abbiamo risvegliato la pasta sfoglia, dove andremo a preparare direttamente. Eccola qua, della serie ci sento o no? Eccola qua. Si è svegliata, riposata? Tagliare. La svegliamo adesso, la svegliamo. Ecco, sì, sì, prego, prego. Fai come se fossi a casa tu, nella tua cucina. Ecco. Allora. Procedi con la pasta sfoglia, come buona la sfoglia. Che dolci fate a proposito domani? Allora, per domani... Questo abbiamo detto che c'è. In più? In più solitamente serviamo sempre dei dolci perlomeno tradizionali, anch'essi diciamo un pochettino rivisti. La colomba ci sta? La colomba ce l'ho, ce l'abbiamo e l'abbiamo fatta anche noi nel ristorante, l'abbiamo fatta con una lievitazione a bassa temperatura perlomeno. I piccioni? Non già avete un piatto a base di piccioni? Hai cucinato mai piccioni tu? Sì. Ah, si possono fare? Sì, ma non mi piacciono. Ma se no si possono fare? Sì, si possono fare in tranquillità. Perché la materia prima c'è? Sì. Lo senti? Sì, però non... Non è il caso, dici Non tu. È un piatto perlomeno che si rispecchia molto, diciamo. Allora, dimmi che dolci, quando parli di dolci tradizionali, che vuol dire? Dolci tradizionali, perché per esempio per domani abbiamo preparato la pizza, quella di Pasqua classica, quella lì che dicevo, quella lievitata. Nello stesso tempo dopo abbiamo i vari dolci che la carta del ristorante proponiamo sempre. Cioè da un semifreddo al torroncino. Questo non è male. Altrimenti abbiamo un semifreddo, per un piccolo tomino di semifreddo allo yogurt. E questo pure ci piace, vai avanti. Beh, dopo... Ti piace tutto, come si fa? Sì. E li date tutti se non li vuole? No, solitamente no, diciamo. Io pago, lo voglio, come no? Non me lo dai, scusi, Beh, me lo dai. Sì, ma è normale, pienamente allora normale. Allora, continua. Dopo, nello stesso tempo... Nello stesso tempo... Semifreddo perlomeno l'amaretto. Vabbè, sarà che sono uguale, sarà che no, sono un buon amante dei semifreddi. Yogurt, amaretto, sì. Quell'altro. Allora. Dopo il classico tiramisù che anche egli perlomeno vuole. Della casa? Sì, sempre della casa. Tiramisù, i dolci sono tutti casa. Quanti fatti da noi. Allora, senti, che hai fatto, sai che già ci piace? Sembrano altri sembrano altri ravioloni, invece guarda come prendono tutt'altra forma. Sì. Li facciamo una forma quadrata, innalziamo le due punte per farli mantenere perlomeno più per alti. Per mantecare un po'. No, per mantecare no, questa volta non ci piace. Non ci piace. E dove lo mettiamo? Adesso li stiamo preparando per metterli in forno. In forno li mettiamo, allora dopo che ci manca molto? No, tempo 10 minuti scarsi. No, tu per metterli in forno? No. Adesso? Sì, li metto adesso. Allora regia, appena lui mette in forno noi andiamo col secondo spazio pubblicitario. Quindi vediamo come il signor Massimo Di Pasquale. Li disponiamo direttamente. Ah, ecco, tutto a posto. Tutti per me, eh? Non guardate questo, voi, eh? Non guardate che non vi tocca. Voi mangiate ravioli, mangiate il roast beef di tonno. Diamo una puntina leggera leggera di zucchero di canna, li mettiamo eccolo in forno qua, sempre che a una temperatura di 200 gradi. 200 gradi, quindi quanto tempo ci mettono? All'incirca un 10 minuti scarsi. Bene. Allora metti direttamente adesso, è sì, preferito? Sì. Sì, sì. Bene. Allora dopo vediamo che fine hanno fatto questi qua e continueremo anche con le altre portate, le altre pietanze, tra poco. Allora, facciamo un riassunto di quello che abbiamo fatto nel frattempo in cui non siamo stati collegati? Allora, abbiamo finito di preparare la salsa per i ravioli, dove abbiamo inserito un po' di prezzemolo, un pochettino di sale speziato, che sarebbe del sale grosso, miscelato con della cannella, pepe e olio extravergine evaporato. Dopo, nello stesso tempo, abbiamo preparato
il ripieno per, con la pasta sfoglia di mela e pera che abbiamo messo dentro a riposare, così finisce la cottura e nello stesso tempo incominceremo adesso a preparare il tonno che l'abbiamo lasciato riposare anch'egli nella sala. Metti? Sì, diciamo, mettiamo un filo di olio, una puntina di pepe leggermente e aspettiamo che si alzi di temperatura. Invece il compito della signora mi sembra praticamente concluso. O no? I ravioli sì, ma li dobbiamo solo condire. Quindi rientra in ballo quando si condiscono. Nel frattempo prendiamo i piatti che ci possono servire per dopo. Per impiattare? Sì, visto che siamo anche a buon punto. Bene. Questo interessa a noi. Lo possiamo inguardare questo tonno che comincia qua? Il primo. Sì, bene, eccolo qui. Questo qui lo lasciamo andare con un po' di pepe, una puntina di prezzemolo leggera e nello stesso tempo possiamo incominciare a preparare per il dolce. Allora, abbiamo preparato questa marmellatina, visto i tempi e quant'altro l'avevo già pronta da prima, ed è una marmellata di mela cotogna con della vaniglia fresca, cotta a bassa temperatura. Marmellata di mela cotogna con della vaniglia fresca. Della vaniglia fresca. Infatti in casa poi la marmellata. Ma questo dura sempre quest'altra cosa, la vaniglia? Sì, è un buon aiuto per... Su, come si apre? Non si apre, si rovescia, è diverso. Sì, ma poi come ci si rimette il tutto? Lo svitiamo. Ah, ecco, si apre. Ah, un gioco. Fammi durare. Ecco, questo è lui. Capito. Da premettere che il tonno, per avere un ottimo risultato, lo dovremmo far ben rosolare da entrambi i lati o soprattutto farlo dorare, ancora meglio. Di sale, dorare addirittura. Sì, di sale, se dentro casa non abbiamo il sale speziato, non riusciamo a farlo, possiamo comprare del semplicissimo sale grosso, lo aggiungiamo con un po' di pepe e un pochettino di peperoncino. Sale speziato? Sì. Vedi? Com'è che si chiama questo piatto? Questo è un roast beef. Una volta terminato? Allora, roast beef di tonno, lo serviamo con un pochettino di peperoni e pomodoro nella ricetta classica, però leggermente rivisitata. L'abbiamo rivisitata con del peperone, del prezzemolo e nello stesso tempo daremo una piccola grattugiata leggera di arancio alla fine. Come sei bravo, eh? Sei bravo? Non lo so. Che dicono? Com'è, signore, questo Massimo? Bravissimo. Da quanto tempo è che sta con voi? 4 anni. Sì, sono 4 anni che già opero, diciamo, all'interno dell'Arlecchino. Vengono sopportate? Diciamo di sì. Beh, ogni tanto. Com'è? Questo è poco ma sicuro. Questa tua frase ormai è diventata famosa. Come disse un nobile poeta dell'Ottocento. Chi è? Disse questa frase. No, a proposito, disse un'altra bella frase. Mo si è messo nei guai. Il Dio inventò gli angeli e il diavolo i cuochi. Ti sei messo nei guai, no? Perché? Perché a questo punto, io me l'ho scordato, ma agli ospiti c'è una domanda di letteratura italiana. Come siamo messi? La signora. Che cosa? Come siamo messi con la letteratura italiana? Ma insomma, io... Ma insomma, bene o male. Bene o male. Bene o male. Tu invece? Passo. Allora, la domanda che facciamo sempre ormai, lo sanno tutti i tecnici, sì. Già lo sanno, è facilissima. Alessandro Manzoni, conosce Alessandro Manzoni? Chi ha scritto l'opera più importante? Ma tu manchi? Me ricordo. C'è il tonno che non bisogna perdere. Aspetta, la so, me ne ricordo. Su, dai, uno dei romanzi italiani più famosi. I Promessi Sposi, forse? Ma non era questa la domanda, però vedo che già qua siete in difficoltà, quindi sono un po' indeciso se procedere oltre. E chiedervi qual è la poesia più famosa. Simo, che faccio? Famosa più? Ritiro la domanda.
Facciamo una cosa. Sì. La poesia è il 5 maggio. Sì. Oh, ma non fa niente. Ditemi una cosa a piacere, a vostra scelta. Vogliamo parlare di cucina? No, di letteratura. Una cosa qualsiasi. Lasciamo fare a te. Dante, che ha scritto? La Divina Commedia. Oh, vabbè. Abbiamo rimediato un po'. Questo sembra una bistecca, sembra. Non proprio. Occhio. No, se tu non sai niente, la vede, pare una bisteccona. Questa qui è il roast beef di tonno. Incominciamo dal secondo. A me è interessante che non mi trascurate questo piatto qua sulla destra. No. Che mettiamo, i ravioli? No. E ora? Allora, i ravioli possiamo incominciare. Innalziamo un pochettino l'acqua. Oh, scusa, non ci distraiamo. Qua come va il forno? Già l'abbiamo visto, sta bene, abbiamo ancora altri 2-3 minuti. Ok. Non ci distraiamo perché sennò no, se ne va. No, ci mancherebbe. È un guai dopo, eh. Che fai adesso? Fai delle... Andiamo direttamente... No, ma quando ne prendete? No, non serve quelli. Vabbè, prendili voi. Non li prendere. No, mettiamo questi magari. Vabbè, pochi si rimani, eh? Siamo di buona forchetta. Ma voi? Tutti. No. Andiamo, su. Ok. Facciamo capire, dai, procedi, allora. Massimo. Che rimetti quello che hai preso là? Abbiamo preso il peperoni e pomodoro leggermente rivisitati. La famosa maggiorana ci sta ancora? Sì, la maggiorana, eccola qui. La andiamo ad inserire. La facciamo riposare o perlomeno la giriamo insieme a mantecare come non piace a te. Perché? Dove stai i piatti qua? Qua. No. Non ci arriva, sì. No. Arrivo io, su. Ecco qua. Due? No, me ne serviva uno grosso, va bene. Questi più grandi sono. Mm-hmm. Va bene, faccio il diverso. Beh. Vedi, guarda come rende bene lì in televisione. Guarda un po' l'immagine, Massimo. È bello, beh. Però non l'abbiamo ancora finito. No, siamo. Diamo l'ultima puntina di pepe leggera. Per il fresco. Qualche ghirghiglio, così. Adesso stiamo incominciando a preparare la salsa per i ravioli. Eccoli. Allora, possiamo incominciare. Scusami, bolle, prego, prego. Bolle l'acqua? Sta andando. Aspetta, mettere un po' per fare. Hop, beh. Allora, no. Ci pensate? No. Mettili ci manca un piccolissimo passaggio. Ancora? No. E prendi una... No, uno. Falli scendere, Massimo. Qua non siete d'accordo. Lui lo vuole mettere un po' alla volta. La signora dice invece no, perché l'abbondanza della troppa semola mi potrebbe spaccare. Quelli di sotto si è cotti, quelli di sotto. Me ne vado? Ecco. Fai vedere, fai tutto tu. Beh, ecco, guarda come si vede tutto bene. Invece era meglio che mettevo tutti insieme, mi sa, No, visto che c'è sì, troppa semola. Arriva su con gli altri Meglio, perché poi non arrivano in contemporanea. Attenzione. E quelli che fanno sappia tu. Perché Gime? Dice che sono troppi. Coraggio, su. Su. Non mangiare. Non guardare tu. Sono andato a vedere com'era il letto di. Cottura dei ravioli, quanto tempo? Il raviolo solitamente abbiamo un tempo di cottura che varia a seconda. Qui abbiamo un ripieno un pochettino più erto. Per cui allora lo lasciamo. Caceri. Lo lasciamo stare un altro 2 minuti in più. Questi? No, questi stanno bene. Non si devono aprire e togliere ancora. No, li dobbiamo farli dorare. Ah, ecco dove li stai, tornano lì, perché sono cotti già. Abbiamo fatto fare una metà di cottura perché l'altra metà li finiamo direttamente in padella. Così perlomeno si addensano. Ecco allora, che fa? Poi li metti in mezzo all'acqua, invece no, è così, direttamente lì. Sì.
Quindi l'acqua, questo è finito ormai. Abbiamo finito, la possiamo utilizzare. E il tonno è tutto a posto? Il tonno già è pronto di suo. Adesso stiamo finendo di preparare i ravioli. Questi sono quasi pronti. E allora, in attesa di tutto ciò, c'è il terzo e l'ultimo spazio. Pubblicità, prego. Allora, fase finale con gli amici dell'Arlecchino Bar, ristorante, pizzeria, frutteria, gelateria, tutto, abbiamo detto tutto, sul lungomare, Zara. Sì. Come siamo messi con i ravioli? Niente, adesso stiamo per ultimare il piatto, ultimiamo leggermente. Ma è pronto già? Sì, sì. E ci manca? Gli diamo solamente un ultimo filino di olio, aggiungiamo una puntina di reggiano. Parmigiano reggiano. Sì, che ci aiuta a mantecare la salsa. L'hai ridetto, mo? Mantecare, l'hai ridetto. È un nome che non ami maggiormente. Scusami. Adesso... Quello invece, il tonno è sempre pronto, là, il primo che... Il tonno è già pronto di per sé, la tagliata. Tagliata di tonno. Che è fatta su base di rosmarino. Ok, adesso siamo già pronti. Che manca? Niente, da impiattare. Dici cos'è tutto questo, queste puntine che sono? Queste piccole puntine, una riduzione di aceto balsamico. Una riduzione. Allora, scusami. Arrivano i... L'hai visti? Sì, stanno arrivando, eh? Eccoli. Quindi una alla volta bisogna prenderli. Fare anche un pochettino di scena anche sul piatto. Ah, puoi fare un po' di scena sul piatto. Ecco, bene. Eccoli qua, li uniamo con un pochettino di salsa. Bene, bene, bene. Ancora? Sì, ma questa bella vongola la dobbiamo... Non vongolone ci messo, beh, no, sono tre piatti, sono tre porzioni, detto la signora, quindi... Dobbiamo decorare con un che è questo? Spaghetto. Lo spaghetto, che fa lo spaghetto lì? Lo spaghetto ha la sua fondamentale importanza. Non ce lo devi spiegare? Ma... Sicuramente. Ecco qui. No, quando ce lo dici dello spaghetto? Alla fine. Alla fine. E adesso andiamo a servire direttamente anche... Gran finale con il dessert! Che lo mettiamo su un letto no, lì? No, niente vellutata, niente di tutto ciò. No, ma il letto c'è, sa? Sì, sì, c'è, come? Il letto, dai. Allora, prendiamo questa sfoglia che è pronta adesso. Letto con il di marmellata. Non ti sei, si sente se parla col forno, si è aperto? E quella che perché sta là? Quella per me. Sì, è per te, te l'ho lasciato. Per me, ultima. Allora, prendiamo un po'... La menta come decorazione. E abbiamo infine questi. Ah, ecco questa cosa, spiega che cosa sono questi. Questi qui sono delle bucce di fave che abbiamo essiccato in forno a bassa temperatura con un pochettino di zucchero. Diamo un pochettino quel sapore di aromatico, però nello stesso tempo quel secco che ci aiuta leggermente a sgrassare tutto il piatto. Eccole qui. Tutto lo abbiamo voluto accompagnare con... Ah, ecco, c'è l'accompagnamento, cioè. L'accompagnamento non ci poteva mancare. Ma ogni piatto ci sarà un vino? No. No. Abbiamo preferito uscire dagli stessi canoni che possano essere del classico vino o del classico italiano, perlomeno, o quasi, dove andremo a servire direttamente una bollicina che è un classico, che è una bottiglia di Ferrari Rosé. Un metodo classico di preparazione dove la bollicina ci aiuterà a sgrassare i sapori perlomeno. La bollicina. L'altra invece è una birra artigianale, sì, che è un IPA, uno stile tipico inglese di una birra che si può accompagnare. Il Ferrari lo possiamo accompagnare con il primo. Sì. L'altra invece, la birra, sta molto bene con i sentori del tonno e tutto quello che possa essere. Il dolce essere. Niente allora. Con il dolce invece la birra ci sta bene pure. La birra? Sì, sì, una birra artigianale. E ce l'hai tu? È quella lì. Ah, sempre quella? Questa è, dove possiamo fare entrambi. Entrambi facciamo noi. Facciamo provare una pusetta a me, intanto. Io devo assaggiare. Posso? Prego. Io sono l'assaggiatore ufficiale, perché prima che arrivano là, i vandali, là, le cose, no? Che si mangiano tutto, io uno almeno.
Vuole per dirvi se va bene o no? L'inizio è sempre buono. Sempre buono, dipende, perché se non mi piace sono costretto a dirvelo, eh. Vediamo un po', non mi inguarrate però. Non mi inguarrate quando mangio, guarda, ci sono altre cose da fare, ecco. Vedi come ti aiuto? È mantecato. Mantecato qua, eh? Non è mantecato. No, di tutta quella cosa che abbiamo detto di mantecato, che c'è rimasto? Niente, da mangiarlo. Ah, ecco, ma c'è qua. Signora, va così bene che me ne mangio un altro, va bene? Buon appetito. Poi venite voi, eh. Tanto poi non impiattare. Ma io lo spaghetto non ce l'ho però, quindi non potrò apprezzare quella cosa dello spaghetto lì. Quello è solamente un fattore scenico. Ah. L'altra invece, la birra, la possiamo accompagnare sia con il roast beef di tonno che nello stesso tempo con il dolce che abbiamo preparato con una base di mela pera e la mela cotogna. La birra. Birra artigianale, che è un'IPA di un birrificio di Roseto. Ah no, quelli notarisco. No. Abbiamo fatto questo. La salute. A birra artigianale, che va bene con questi pietanti, sì. Pure col dolce va bene. Sì, ci sono anche adesso delle nuove birre che perlomeno toccheranno dei sentori più dolci, dei sentori un pochettino più aromatici, da dove cambiare all'infuori del classico vino da dolce, o perlomeno da vino fine pasto, o dei vari digestivi, tocchiamo direttamente il discorso birra, dove l'anidride carbonica incorporata all'interno ci aiuta maggiormente, diciamo, a pulire il palato. Diciamo, questo va, l'altro che promessi sposi, tu questo devi sapere. Mi sono impegnato più a scuola a imparare questo che non quant'altro. Eh? Questo è poesia. Questo è poesia, dicono. Vedi, la poesia in cucina oggi vale più dei promessi sposi. Questo sì. Perché se viene da te e tu gli reciti un pezzo di Manzoni, non credo che saranno ma felici. Non sono più che tanto contenti. Invece con qualcosa che hanno mangiato, ancora meglio. Sì, ma sto spaghetto, dai, su. Lo spaghetto l'abbiamo utilizzato. Guarda come si vede bene. Guarda tu là, puoi vedere. Guarda che resa c'è per la televisione, quindi la gente poi vede e capisce. Lo spaghetto invece serve? No, lo spaghetto serve un pochettino per dare quell'effetto di pasta, di quell'artigianabilità di pasta che perlomeno viene utilizzato, visto che all'interno, diciamo, del ristorante la pasta fresca ce la proponiamo direttamente noi, dove la zona di produzione l'abbiamo proprio all'interno nostro, non solamente un fattore visivo ma anche, diciamo, diernamente, dalla pasta ripiena al semplice perlomeno spaghetto o quant'altro, come i classici maccheroni alla chitarra o la chitarrina fresca e quant'altro. Che date domani? Beh, all'infuori del classico. Domani non vede quello con le pallottine? Sì, quello c'è sempre, perlomeno visto anche la ricorrenza, però nello stesso tempo abbiamo anche alcune proposte del menù di pesce, perlomeno. Ricordo il numero io, 085 870 49, sì. Me lo ricordo il numero. L'altro com'è? L'altro non lo ricordo. No, uè, uno. È scritto là quelle cose. Ne vuole dare due la signora, non si accontenta, se uno trova occupato oppure non è... No, ma perché? Dove sta? Ah, si vede lì, si vede nella... Sì, abbiamo direttamente qui. Nella brochure. L'altro è invece 085 80 25 257. Ce lo lascio. Qua ci sta la foto di quello che avete preparato. Eccolo! No. Le varie pietanze, che perlomeno i vari piatti che vengono presentati. Queste erano le ricette della signora Teresa, cultura della tradizione, espressione di semplicità, reinterpretata dalle abili mani del giovane chef Massimo Di Pasquale. Questa è una bella poesia. Questa è una bella cosa, eh? Bella, cioè, poesia. La signora le inventa, la signora le riproduce, tu le reinterpreti. Sì, dandogli con la tua quel fantasia, tocco, diciamo, di novità perlomeno. E qua uno vede come è bello il locale, tutto illuminato, tutto vetri, invaso dal sole quando è così. Sì, perché vista la struttura tutta in acciaio e vetro, perlomeno proprio dinanzi al mare abbiamo tutta la possibilità di vedere ciò che... Arlecchino dal 1988, tu no, quando sei nato? 82, qualche annuccio. Se l'avevi già? No. L'hai conosciuto Arlecchino prima? Sì, conoscevo la struttura perlomeno, essendo... Non sei mai cliente tu dove andare al mare a fare il bagno? No, casomai come gelateria prima. Allora, come gelateria? Frittelle. Allora? E frittellini. Beh, quella era le famose. Quindi praticamente la signora Teresa ha un ruolo fondamentale qui. Certo. È scritto qui. Ci dobbiamo credere, avete stampato voi. Poi lui però reinterpreta. E allora, per concludere, fai un bel riepilogo di tutte e tre le ricette, poi ci salutiamo.
E auguriamo buona Pasqua a tutti. Ok, grazie. Allora, prego. Abbiamo incominciato con un raviolo di ricciola ripieno con una ricotta agli agrumi e nello stesso tempo l'abbiamo mantecato con un guazzetto di vongola, olio extravergine e un pochettino di sale speziato. Dopo, nello stesso tempo, dopo abbiamo un roast beef di tonno, che è una parte della ventresca di tonno, non mangiare. Non sto mangiando, mo. La ventresca di tonno l'abbiamo fatta con massaggiata e riposata con un pochettino di senape e dopo scottata in padella in alta temperatura. Con un guazzetto di peperoni e pomodoro leggermente rivisitato con l'aggiunta di maggiorana e del sale speziato. L'altro invece è un raviolo, chiamiamolo quadrato perché prima mi hai detto di utilizzare più termini italiani. Sì, se possibile. Ripieno con della mela e della pera abate caramellata. Pera abate e mela cotogna. No, la mela cotogna. No, ma no, mi ricordano questi due, che pera abate e sì, mela cotogna. Sì. Mela cotogna lo sapevo, ma pera abate è una new entry. Ma non è molto new entry. Inglese, no, okay. Per noi comuni mortali, voi invece chef è un'altra cosa. Allora, abbiamo la mela e la pera che abbiamo caramellato in precedenza, che dopo abbiamo farcito all'interno della pasta sfoglia. Da premettere che la pasta sfoglia è fatta con una farina di kamut e una farina di grano saraceno e viene passata in forno. Sotto invece c'è una marmellata di mela cotogna, vaniglia fresca, cotta a bassa temperatura. E buon appetito, ma soprattutto nello stesso tempo auguriamo una buona Pasqua a tutti quanti. Hai chiuso tu? Io hai chiuso tu la trasmissione. Fai dire qualcosa alla signora Teresa. Che devo dire? Dimmi. Dimmi. Chi vogliamo salutare? È tutta la mia famiglia e i clienti che vengono nel mio. E domani l'hanno prenotato? Sì. Quindi oggi, se vedono questa trasmissione, sarà l'affollamento, ci sarà. Beh, speriamo di sì. Oh, ricordiamo domani solo a pranzo? No, no, pure sera. Pure di sera? Sì. Sì, sì. Domani sì. Domani tutta. Pasquetta? Anche. Sì. Tutta. Quindi sempre tutta. Sempre. Oggi? Tutta. Oggi pure. Oggi ci sono i nostri collaboratori giù e noi siamo qui però. Quindi voi già avete caricati di lavoro, per il resto voi sì, dovete venire voi, perché una crea e l'altro le reinterpreta. Allora, la signora Teresa Longino, sì, in Di Concetto. Di Concetto e Massimo Di Pasquale in Venditti. No, no, Venditti no, cosa, quello è il cantante. No, d'accordo. Grazie a tutti, di nuovo buona Pasqua. Se queste cose che avete visto qua, queste pietanze, le volete assaggiare, domani potete andare anche nei giorni propri, perché tanto si trovano, no? Sì, sì, siamo sempre presenti, i piatti non. Allora, Lecchino, sono Lungomare Zara, Giulianova. Grazie di nuovo, buona Pasqua. Buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua.